Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e vi ho chiesto su Instagram quale video volevate vedere prima fra l'update delle mie palette, occhi, viso, eccetera eccetera e un video haul, e ovviamente ha vinto il video haul, quindi oggi registrerò il video haul con tutte le cosine che ho acquistato coi saldi, pochissime e non, e prossimamente invece vedrete l'update della mia collezione di palette. La cosa divertente è che quando ho pensato di registrare questo video haul pensavo sarebbe durato molto poco, sarebbe stato davvero molto veloce, perché pensavo di non avere niente da mostrarvi, e invece quando poi ci ho pensato su e ho iniziato a raccattare, diciamo, le varie cose, perché nel frattempo io poi purtroppo le uso e quindi si disperdono in giro per la casa, mi sono venute in mente un sacco di cose, cioè davvero questo video sarà tipo eterno probabilmente. Quindi mi do una mossa, iniziamo subito, se no non finiamo più, andiamo avanti fino a domani mattina praticamente. E iniziamo da un acquisto che ho fatto su Amazon ed è questo qui di Furla. A parte la scatolina è molto carina, mi sa che la terrò per riporlo, ma è questo portafogli che ho acquistato perché da quando ho preso la Gucci il mio portafogli, che già era piccolino quindi era comodo, è troppo grande per la Gucci, non va bene, e quindi ho dovuto ripiegare su uno un po' più piccolo. Come dimensione rispetto al mio non è tanto più piccolo, però è proprio quel giusto che metto così nella Gucci e ci sta. Mi potrebbe anche andare bene per altre borsette piccole che ho, perché sennò dovevo portarmi solo tipo i soldi in una bustina così a caso. Invece questo qua è molto bello, l'ho già anche usato, è molto comodo, si apre così e qua praticamente ci sono gli spazi per le carte, ci sono anche delle tasche extra, qua ovviamente c'è lo spazio per soldi, ad esempio qua ho messo la carta d'identità, e poi di qua invece abbiamo la cernierina per le monete, quindi è super comodo, anche qui ha doppio spazio. Questo qui mi sembra che costasse 115, è in vera pelle, quindi il prezzo ci sta. Comunque io vi lascio qui sotto il link di tutto quello che vedrete in questo video, di ciò che è ancora disponibile, vi lascio qui sotto il link perché non potete perdervele, alcune cose sono davvero troppo carine. E quindi niente, questo qui è tipo la salvezza per me in questi giorni. Poi, sempre su Amazon, ho preso questi tre anellini di Pandora che non sto a mostrarvi nel dettaglio perché ve li ho già mostrati nel video della mia collezione di anelli di Pandora. Quindi ve lo lascio qui sopra e andatevelo a vedere, sono gli ultimi tre che ho mostrato. Però ce ne sono anche altri che ho acquistato su Amazon e in quel video vi lascio il link a tutti i vari anelli che ho. E poi, sempre di Pandora, sempre su Amazon, ho preso anche questa collana, che sarebbe di quelle che si aprono, infatti qua si può aprire a lato, adesso non si apre molto perché c'è la catenella, però si può aprire completamente, e si possono infilare i ciondolini. A me sinceramente piace tanto anche così, perché ho scelto questa qui, che già di per sé è una collana fatta e finita, cioè un ciondolo davvero molto bello, con questa chiave, con il cuoricino e tutti i brillantini, quindi mi piace anche così. Poi non so se aggiungerò qualche ciondolino all'interno, però cioè, non è la classica tonda che da sola non dice granché, questa qui mi ricorda tanto Tiffany, non lo so, mi piaceva troppo, e anche questa mi sembra che costasse sui 110-120 euro e comunque forse un pochettino meno rispetto che sul sito di Pandora stesso, diciamo. Poi sempre su Amazon, cioè questo video praticamente è Marta passione Amazon, vabbè, ho preso non uno ma ben due paia di Puma. Adesso ve le faccio vedere una alla volta, vediamo, partiamo dalla prima che è arrivata, ed è questo paio che credo sia nuovissimo, mi sembra si chiami Vicky, non le ho ancora usate perché sono arrivate proprio recentemente, né questa né l'altra, ed è tutta tipo vinile lucida, nera, con la suola bianca e la stringa in raso. Forse c'è anche la stringa normale, no, questa qui è così. Ma la cosa bella è che ha la suola tipo in memory foam e pare comodissima, cioè già ha una pianta davvero comoda, ma poi davvero sembra di camminare su una nuvola, quindi non vedo l'ora di provarle. Però volevo fargli una foto, e avendo la para bianca, se le metto
devo farla subito, perché sennò diventa nere conoscendomi, quindi queste qua mi piacciono un casino. Poi immaginatevele col fiocchetto qui, cioè sono davvero troppo belle. E queste mi sembra che costassero 59 euro, quindi costano anche poco, perché se penso quando vado da Footlooker, Aulab, in quei negozi così, cioè ci vogliono almeno 100 euro per un paio di scarpe, non so voi. Sarà che io guardo sempre le più costose, però 59 euro mi sembra davvero ottimo, anche perché non è da bambino, è la misura proprio da adulto. Poi passiamo a quest'altro paio, che è l'ultimo arrivato e che adoro. Cioè, io desideravo da tantissimo questo modello, è quello col fiocchetto, è comodissimo perché ha l'elastico dentro, quindi non bisogna continuamente allacciarle e slacciarle, le si allaccia una volta e basta. Volendo qui sì, c'è la stringa di ricambio, se non la si vuole così in raso. L'unica cosa è che sul sito, poi mi va benissimo lo stesso perché è molto bello, ma dal sito, da Amazon, questo colore non sembrava oro rosa, ma sembrava bronzo, molto più bronzo, copper, rame, non so come dire, vabbè, molto più marroncino rispetto che rosa. E quindi ho detto, vabbè, no, sono carine, prendiamole. Mi sono arrivate rosa, allora, bene, perché le adoro. Sono davvero bellissime, si abbineranno bene con qualsiasi cosa. Però, ecco, state magari un attimo attenti ai colori, perché non era proprio super veritiero, anche se vabbè, comunque mi va bene anche così. Anche queste costavano davvero poco, mi sembra tipo 50 euro, una cosa del genere. E anche di questo ovviamente vi lascio qui sotto il link, andate a vedere perché valgono davvero, cioè queste sono troppo belle, cioè, guardate, le adoro. Che ne dite? Vi piacciono? Poi finiamo con le cose di Amazon, così è finita qui. Ieri mi è arrivato proprio all'ultimo questo pacchettino e ho ancora proprio la scatola, e all'interno ci sono due Funko Pop, ne ho ordinati tre in realtà, me ne manca ancora uno, e non so se li conoscete, ma sono dei, non so come spiegarli, però sono degli oggetti da collezione, diciamo, e sono praticamente dei personaggi, ce ne sono davvero tantissimi. Io ho voluto prendere Harry Potter, il numero 1, perché ce ne sono tipo 10 versioni diverse, se non di più, e volevo partire dal primo, perché sono un amante di Harry Potter, e infatti credo che tutta la collezione che farò, diciamo, sarà incentrata su Harry Potter e sui personaggi Disney. Nient'altro, credo. Infatti l'altro personaggio è Ariel, che è il numero 27, sì, e ho già Cenerentola, che potete vedere lì sopra, che è il numero 222. E questi sono i miei primi tre Funko e sono davvero bellissimi. Non vedo l'ora che mi arrivi anche il terzo, che boh, non so, si è perso. Li avevo acquistati insieme, erano nella stessa spedizione. Boh, adesso cercherò di capire. E l'altro che mi dovrebbe arrivare è Belle, della Bella e la Bestia, e non vedo l'ora perché era troppo bello. E quindi niente, mi vedrete acquistare spesso queste cose, perché mi sono appassionata abbastanza velocemente, li adoro, non lo so, li voglio tutti, ogni volta che apro il sito, cioè mamma mia, sono uno più bello dell'altro. Voi che cosa ne dite? Cioè, perché non a tutti piacciono, a me piacciono un casino, all'inizio era un attimo così, però boh, non lo so, è troppo bello. Poi tipo Ariel, non so se si nota, ma anche tipo la coda tutta glitterata. Harry, vabbè, vestito così da Hogwarts, però ci sono anche versioni tipo quella con la scopa, quella con in mano la mappa del malandrino, che tipo sarà la prossima che acquisto. Cioè ci sono davvero un sacco di personaggi, cioè tipo ho riempito un carrello con 30, 40 personaggi, una cosa del genere. Vabbè, lasciamo stare. Questi qui, tra l'altro, costavano davvero poco, perché ho speso 30 euro per tutti e tre. E tipo questo 12, questo 8 euro era scontato, e bel 9 euro, una roba del genere. Comunque, come al solito, vi lascio qui sotto tutti i link. Poi finiamo con l'abbigliamento e poi passiamo a un paio di cosine che ho preso per la casa. E allora, ci sono questi jeans che sono del marchio Lacore, che non so se conoscete, probabilmente vi ho fatto vedere già io un paio di cose di questo brand. È un brand made in Italy, non è super conosciuto, però secondo me fa delle cose molto molto carine. E questo paio di jeans, mi direte, vabbè, sembra un paio di jeans normalissimo, e invece no, perché sul fondo, a parte che sono skinny, normalissimi,
ma sul fondo sono un po' più cortini e finiscono tutti sfrangiati, arrivano esattamente all'altezza della caviglia con la sfrangiatura, e li trovo davvero molto molto belli perché poi è un mix di colori, non è una frangia tinta unita, perché c'è un po' più bianco, un po' più blu scuro, un po' più azzurro. Mi piacciono davvero tanto e non mi stanno neanche malissimo, devo dire che pensavo peggio, infatti li ho indossati, mi sono piaciuti subito, mi piacciono portati sia con la sneakers, proprio una cosa da tutti i giorni molto easy, con magari un maglione infilato dentro perché sono anche a vita abbastanza alta, cioè guardate dietro quanto è alto, e oppure anche con proprio uno stivaletto, stanno proprio molto molto bene. Poi sul sito di Zalando ho preso questo paio di pantaloni che sono del marchio Miss Selfridge e che purtroppo sono già sold out. A meno che per miracolo ricompaiano, non posso mettervi purtroppo il link. Comunque è un paio, sembra tipo un tessuto tipo pantaloni della tuta praticamente, tutto a costine, e questa cosa delle costine non mi faceva impazzire, infatti all'inizio non sapevo se rimandarlo indietro o meno, però un modello del genere non l'ho trovato da nessun'altra parte, quindi ho detto lo teniamo, e infatti mi ci sto trovando benissimo perché ha la particolarità di essere super aderente fino al ginocchio e da lì va giù leggermente scampanato, una specie diciamo di zampa, pantalone a zampa, però non è super super largo ed è bellissimo con la sneakers, ad esempio a me piace tantissimo, anche ad esempio con le Puma secondo me starà davvero troppo bene e mi piace un sacco indossato, è molto morbido, costava pochissimo, tipo 22 euro, una cosa del genere, quindi vabbè l'ho tenuto e davvero non me ne sono assolutamente pentita. Poi sono stata da Zara perché dovevo andare in montagna, come vi ho già detto più volte, e volevo un maglione grosso, una cosa carina anche per fare delle foto, e avevo visto su Instagram questo maglione bellissimo, rosa, con tipo delle trecce, e quindi mi sono fiondata in negozio per prenderlo. Pensavo mi stesse un pochettino meglio, però vabbè, non mi stava proprio male, e mi piaceva troppo, cioè era troppo bello. Io ogni volta che poi dico no vabbè ci penso, non lo trovo più. Infatti già in negozio ne erano rimasti solo tre, tutti e tre della mia taglia, però due erano rovinati e uno no, e infatti io ho preso quello. E si tratta di questo maglione qui, tutto rosa, in questo rosa bellissimo tipo porcellino, e come potete vedere è una lavorazione davvero molto particolare perché ha delle trecce, e loro la chiamano trecce e otto, una roba del genere. Però queste trecce qui non sono ricamate, cioè sono proprio morbide, vedete, potete tirarle, spostarle, vengono un po' in fuori, è una cosa un po' tridimensionale, mi piace tantissimo. Non costa pochissimo perché costa 49, se non ricordo male, 49,90, i soliti prezzi assurdi, vabbè, lasciamo stare. Però è molto molto carino, la qualità non è top, devo ancora lavarlo, quindi vediamo che cosa ne esce, però vabbè, molto carino, diciamo che era troppo bello per lasciarlo lì, ecco. E poi ancora da Zara, già che c'ero, ho guardato un po' il reparto saldi, non c'era più praticamente nulla, però c'erano anche gli accessori scontati, cosa che in tanti altri Zara non ho più manco visto, e quindi ho preso questo berrettino di lana. Ma non lo so, vediamo, non credo ci sia della lana qua dentro, perché l'ho pagato davvero pochissimo, l'ho pagato 3 euro, no, è acrilico, poliamide, la stane, no, tutto completamente sintetico, vabbè, fa niente, è fatto tutto a costine, è rosa, che novità, ultimamente sto comprando un sacco di cose rosa, vedi le scarpe, il maglione, il cappello, vabbè, e vedrete altre cose rosa, non vi spoilerò nulla, e quindi questo qui, che mi piace sia così, però volevo fare un video assieme a voi, un video DIY, non vi svelo niente, lo vedrete molto presto, e infatti per fare questo video ho acquistato anche un'altra cosa in saldo, da H&M ho preso questa sciarpa, non vi dico più niente, questa qua l'ho pagata 4 euro invece di 10, non vi dico che cosa mi servono queste cose, lo vedrete presto in un video. Passiamo ora alle cose per la casa. Innanzitutto sono stata a Monza quando ho fatto il laser, infatti l'avevo già anche mostrato su Instagram Stories, però ve lo mostro anche qui, e cioè questo portatè che c'è qui di fianco.
Eccolo qui, era da un po' che cercavo un portatè di questo genere. Come potete vedere è super liscio, cioè solo questi due cuoricini che sono molto carini secondo me con il fiocchetto. Però non c'è scritto da nessuna parte portatè ed era questo che mi interessava, perché io non volevo usarlo per il tè ma per metterci le mie Yankee Candle. Infatti le ho messe tutte qui, suddivise per colore, in realtà non tutte, nel senso che non ci stavano tutte. Ho ancora una scatola con dentro... no, non credo tante quante queste, ma quasi purtroppo. Comunque adesso pian piano le userò e quindi la mia collezione diminuirà, perché al momento stavo finendo quelle di Jewel Candle e quindi queste si sono un attimo fermate. Comunque questo qua mi piaceva tantissimo, l'ho trovato in un negozietto a Monza che mi sembra si chiami Sara Biome, una roba del genere. E è vicino al Ponte dei Leoni, per chi conosce la zona, e l'ho pagato mi sembra 12 euro, quindi ci sta. È una Maison du Monde, anche lì costano questa cifra se non di più addirittura, e ce n'erano tantissimi, cioè sono rimasta dentro tipo un quarto d'ora a scegliere. Cioè, ne avevano tipo una decina, erano davvero tantissimi. E questo vabbè era quello che mi piaceva di più. Poi tutti i ghirigori, è davvero molto carino e fatto bene, mi piace un sacco. E dà anche un tocco in più alla scrivania. Poi sono stata da IKEA, dove ho preso nell'angolo delle occasioni questo. Ho trovato il cuscino, questo qua è di pelo vero e mi piace un casino. Questo costava 25 euro mi sembra, e l'ho pagato esattamente la metà, quindi 12,90 euro, una roba del genere, 12,50 euro. Il retro è normale, è una federa, davanti è tutto di pelo e mi fa impazzire, lo trovo davvero bellissimo. A parte che guardate è enorme, è davvero gigantesco e boh, non lo so, vabbè, mi piace un sacco, è super morbidoso, cioè guardate, troppo bello, io l'adoro. Sul sito Wish invece, che è un sito un po' tipo AliExpress, Amazon, però arriva tutto bene o male dalla Cina, quindi ci vuole un pochettino. Infatti in teoria doveva metterci un mese ma ci ho messo solo 2 settimane, quindi fantastico. Ho comprato questa coperta, che è la coperta chunky, è quella super tutta lavorata così a treccia, che pensavo fosse un po' più grande, non me la immaginavo così piccolina, però vabbè, molto carina, l'ho pagata 36, in realtà le chunky di solito costano 300-400 euro, non 30, e la qualità non è ottima ovviamente, assolutamente, però è molto carina, la uso per fare delle foto, come decorazione per il divano, perché... è anche piccola, è tipo un letto singolo questa come misura, quindi diciamo che quando poi mi trasferirò ne comprerò una per letto matrimoniale da tenere ai piedi del letto, anche proprio come coperta. Però mi piace molto questo genere, l'ho presa grigia, però ci sono tantissimi colori, anche rosa, bianca, sono davvero meravigliosi tutti, però vabbè, ho detto prendiamo la grigia, anche perché... sto prendendo tutto bianco e rosa, almeno qualcosa di un po' diverso che comunque si abbina bene agli altri due colori. E per finire, 2 acquisti che ho fatto sul sito di Dalani in 2 giorni diversi, che però sono arrivati abbastanza insieme. E sono questo cuscino che purtroppo dall'immagine non avevo capito fosse fatto così tipo di nastrini. Me lo immaginavo tipo in Mongolia, in pelo quello tipo ricciolo. Però vabbè, mi è arrivato così. Non l'avevo pagato perché avevo un buono, perché praticamente se vi iscrivete su Dalani con il codice di un vostro amico, tramite il link di un vostro amico, ricevete subito 20 euro da utilizzare e li riceve anche l'amico che vi ha passato il link. Quindi io qui sotto vi lascio il mio link, così se volete potete iscrivervi, avete subito 20 euro da utilizzare su una spesa minima di 50 se non ricordo male, però diciamo che sul sito di Dalani si fa abbastanza in fretta, quindi assolutamente vale davvero la pena. Questo qui costava 19 e l'ho preso in un giorno in cui la spedizione era gratuita, quindi non l'ho pagato. E poi l'altro acquisto che ho fatto è in questa scatola ed è un tappetino di pelo che non vedevo l'ora di avere, perché avevo quello dell'IKEA, però a parte che era in pelo finto, questo dovrebbe essere pelo vero, era piccolino, questo è un pelino più grandicello come potete vedere, non ci sta neanche nell'inquadratura e vabbè è 1000 volte meglio, cioè proprio al tatto, è più morbido,
quello di Ikea comunque diventava subito ispido, un po' brutto, e quindi butterò quell'altro. E questo qui, cioè, è top. Questo costava 50, 60, non mi ricordo sinceramente, però anche qui avevo il... cioè, su questo ho utilizzato lo sconto perché mi sono iscritta tramite il link di una mia amica, per l'altro praticamente ho utilizzato il buono sconto che ho ricevuto grazie a altre mie amiche che si sono iscritte grazie a me, diciamo. Quindi ho utilizzato due buoni sconti e sono davvero super contenta, perché le cose vendute da Dalani sono davvero molto molto belle e vale davvero la pena acquistarle. E quindi niente, anche per oggi è tutto. Dovreste vedere il casino che c'è intorno a me, perché è davvero da mani nei capelli, non potete immaginare. Comunque, queste erano tutte le cosine che ho acquistato nell'ultimo periodo, saldi e non saldi, come avete potuto vedere. Ah, le cose di Dalani sono sempre in saldo, quindi ogni settimana cambiano le offerte, trovate sempre cose diverse a prezzi sempre vantaggiosi. E spero che queste cosine vi siano piaciute. Se avete anche voi qualcuna di queste cose, fatemelo sapere, perché è una cosa che davvero mi fa strapiacere, o se comunque andrete ad acquistarla seguendo il mio consiglio. Quindi per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, tanto so che video haul vi piacciono e ne farò altri, però è sempre bello vedere i vostri mi piace sotto i miei video. Lasciate un commento se vi va, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Marta Assi, tutto attaccato e con la doppia A. Comunque qui sotto c'è sempre il link, perché lì pubblico sempre tutte le novità che mi arrivano nelle Instagram stories, metto un sacco di foto di outfit, di ambientazioni in casa, quindi se vi va seguitemi. A questo punto vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!